E allora, buongiorno a tutti. Motivo di questa conferenza stampa di oggi è data dall'interrogazione fatta dal gruppo consiliare del Partito Democratico, in relazione alla nuova sistemazione del mercato settimanale. Interrogazione naturalmente legittima. Ma devo dire che ha sorpreso un po' tutti il contenuto appunto di questa interrogazione, dove vengono mossi dei rilievi. Prima di venire al merito appunto di questi rilievi evidenziati dai consiglieri del Partito Democratico, volevo svolgere alcune osservazioni di carattere generale. L'iter che, diciamo, che ha portato alla nuova regolamentazione del mercato comunale è stato avviato dalla terna commissariale che con delibera numero 127 del 18 dicembre 2013 ha approvato il regolamento per la disciplina dell'area mercatale. A seguito dell'approvazione del regolamento, con determina numero 20 del 10 aprile 2014, è stato approvato il bando pubblico per l'assegnazione dei posteggi del mercato. Il bando, come previsto dalla normativa, è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria e sul sito istituzionale del Comune. La scadenza era fissata ad agosto, poi prorogata da questa amministrazione fino alla fine di ottobre. Diciamo che prima appunto che venisse disciplinato, tra l'altro è la prima volta, penso dopo 30-40 anni, che si dà una disciplina che poi può essere anche suscettibile di modifiche, di miglioramenti, di integrazioni. Dicevo, comunque è la prima volta che abbiamo un mercato che viene appunto regolamentato, disciplinato con l'assegnazione dei posteggi. E prima il mercato, scusate il gioco di parole, era un vero e proprio mercato. Non si sapeva quante bancarelle diciamo, venivano posizionate, non si sapeva chi pagava e chi non pagava. Adesso abbiamo, diciamo, intanto sappiamo chi sono gli ambulanti che il giovedì mattina vengono a lavorare perché si tratta di un'attività lavorativa. Abbiamo i mezzi per far pagare tutti, anche perché, così come facciamo pagare l'occupazione di suolo pubblico alle tante attività commerciali durante il periodo estivo, non vedo perché gli ambulanti debbano, diciamo, godere di una sorta di extraterritorialità. Tra l'altro, lì, tra virgolette, obbligheremo a lasciare pulito, perché sapendo chi occupa un dato posto, faremo le opportune verifiche alla conclusione del mercato, per cui andremo a vedere se il posto numero 20 piuttosto che il posto numero 10 o il posto numero 1 e così via è stato lasciato pulito o invece è stato lasciato sporco. E tra l'altro dicevo che appunto con riferimento al pagamento, prima di lasciare le licenze, di rilasciare, prima che l'ufficio rilasci le licenze, gli ambulanti devono essere in regola con i pagamenti. Diciamo, questa circostanza ci ha consentito di incassare tra la fine del 2014 fino al 30 marzo 2015 già 16.000 euro, di cui 5.000 euro soltanto per il primo trimestre 2015. Mentre, come tutti sappiamo, proprio a causa del caos che regnava intorno al mercato settimanale, il comune non riusciva, aveva grosse difficoltà a riscuotere le relative somme. Un'altra cosa
a nostro avviso importante è che adesso tutte le traverse, le vie che dalla nazionale portano verso la parte alta del paese sono libere. E una sottolineatura la vorrei fare per Via Piave, dove, come tutti noi sappiamo, c'è un asilo, una scuola materna, e giustamente molti genitori e qualche nonno, devo dire, il giovedì mattina, giustamente, ripeto, sottolineavano la difficoltà ad accedere alla scuola, ma il problema non era solo l'accesso, era anche l'uscita qualora ci fosse un bisogno, un bambino che si sentiva male, quindi tutte le traverse adesso sono libere. Venendo ai rilievi, ripeto, legittimi ma non condivisibili, avanzati dal gruppo del Partito Democratico. Il gruppo democratico evidenzia che ci sono stati giovedì scorso gravi criticità che hanno provocato disagio e scontento sia ai cittadini che agli ambulanti. Per quanto riguarda i cittadini, visto che io tutta la mattina dalle 6 e un quarto di mattina sono stato fino a mezzogiorno lungo le strade dove si svolge il mercato, io onestamente ho sentito qualche cittadino o che non si lamentava, che diceva che adesso preferiva così il mercato perché le strade erano anche libere e quindi si poteva, poteva passare attraverso le bancarelle con molta facilità. Ci sono stati, questo sì, delle proteste da parte di alcuni, dobbiamo dire, ambulanti, però bisogna anche sapere e conoscere i motivi delle proteste, perché vi posso dire che per quanto riguarda tutte le vie da Piazza Municipio verso Piazza Mercato, gli ambulanti si sono posteggiati regolarmente, hanno aperto i loro stand, hanno iniziato a lavorare già dalle 7:30, 8 meno un quarto di mattina. C'è stato un solo ambulante che, non accettando il posto perché lo ritiene un posto, non conveniente dal punto di vista economico, ha rifiutato, non è andata ad occupare il posto. Però devo dire che quell'ambulante non aveva fatto neanche la domanda in regola, ma proprio per venirgli incontro, proprio perché si tratta di lavoro, abbiamo trovato un posto che ovviamente non poteva essere un posto centrale, che giustamente viene occupato di chi ha fatto la domanda regolarmente. Così come c'era un'altra persona, ma a noi dispiace e cercheremo anche lì di trovare una soluzione, che protestava, ma questa persona, questa ambulante, non ha fatto neanche la domanda. Quindi prima, di dire che gli ambulanti, protestano, bisogna anche capire. E poi dicevo, sulla via Trieste, dove ci sono state le maggiori criticità, però queste si sono verificate nella zona centrale di via Trieste, perché all'inizio di via Trieste, lato Villa, e verso, per capirci, all'altezza del negozio di frutta, del supermercato, lì gli ambulanti hanno preso il loro posto senza nessuna protesta. Tra l'altro, alcuni anche protestano perché mentre prima non pagavano, adesso sono obbligati a pagare, e questo non piace. Quindi ritengo che il primo rilievo sia del tutto infondato. Così come è infondato il rilievo secondo cui, a causa dei lavori in corso sul nazionale, sulla via Corso Umberto I, dove sono previste, si stanno realizzando delle aiuole che hanno ristretto la carreggiata, e ci sia stato, disagio e problemi di circolazione. Nessun problema, tant'è che non è stato necessario l'intervento del comandante dei vigili urbani, che ringrazio per il lavoro che ha fatto giovedì mattina, così come i volontari dell'Ampan, la Protezione Civile e anche i carabinieri della stazione
di bova marina, dicevo. Quindi non è stato neanche necessario ricorrere alle forze di polizia per disciplinare il traffico. Tra l'altro io ho chiesto a più di un commerciante che ha il negozio, diciamo, proprio lungo il corso Umberto Primo, e nessuno mi ha, diciamo, si è accorto di questi disagi alla circolazione. Anche qualcuno mi ha detto veramente c'è stato meno traffico, perché dal momento che le traverse sono libere si può accedere sulla nazionale o risalire dalla nazionale verso l'interno in modo, diciamo, in modo agevole. Anche sul fatto dei parcheggi, diciamo che il problema non si pone proprio perché, lasciando libere le traverse, sul lato della carreggiata si può parcheggiare durante il giovedì, quando c'è mercato. E tra l'altro questo giovedì c'è stata la giostra in Piazza Municipio, ma è una occupazione temporanea, per cui quando non ci sarà più la giostra ci sarà tutta la Piazza Municipio, che è abbastanza grande, per parcheggiare. Infine, l'ultimo quesito che viene posto dai consiglieri del Partito Democratico è quello: ci chiedono se la Giunta intende adottare provvedimenti per razionalizzare lo svolgimento del mercato, onde evitare le criticità verificatesi. Ora, premesso che, ripeto, anzi, trattandosi di un cambiamento, se mi passate il termine, epocale, forse tanti non credevano che saremmo riusciti in questa impresa, perché si è trattata veramente di un'impresa, a dare una regolamentazione al mercato comunale. Tante amministrazioni ci avevano provato, ma non ci sono mai riuscite. Ma non perché noi siamo più bravi, forse perché noi siamo stati più tenaci, solo per questo, dicevo. Quindi le criticità sono state tutto sommato poche, perché rispetto a 70 ambulanti hanno protestato 6-7, circa, quindi neanche il 10, circa il 10%. Il progetto dell'arredo urbano andrà avanti così com'è, le aiuole quelle sono e quelle rimarranno, ma questo non lo dico per polemica, ma per chiarezza. Naturalmente non c'è nessuna preclusione, anche stamattina ho ricevuto una delegazione di ambulanti, e se verranno fuori proposte, suggerimenti per migliorare il mercato settimanale, venendo anche incontro alle esigenze, ripeto, degli ambulanti, alcuni insomma ritengono di stare ai margini del mercato, quindi vorrebbero una posizione più centrale. Dicevo, non c'è nessuna preclusione da parte nostra, perché noi, diciamo, per forma mentis siamo aperti a qualsiasi miglioramento, però che va appunto nella direzione di migliorare, e soprattutto di avere un mercato settimanale ben ordinato e ben disciplinato. Se ci sono domande, io avrei penso di aver detto più o meno tutti. Ah, un'altra cosa, ecco, questa l'avevo forse dimenticato, che ci chiedevano anche con quali criteri, diciamo, sono state applicate nell'assegnazione dei posti. I criteri sono quelli previsti dal regolamento approvato dalla commissione straordinaria, e poi ripresi dal bando. Poi ovviamente nella vita solo chi non fa non sbaglia. Può darsi che c'è stato qualche errore, ma se c'è stato, che ci venga sottoposto, e noi, se errore c'è stato, come dire, aggiusteremo il tiro.